innovativo, perché abbiamo costruito intorno al tradizionale pranzo anche un momento, abbiamo creato uno spazio da dedicare anche al turismo culturale, all'arte, e credo che anche questa mattina abbiamo avuto così la possibilità di apprezzare così un monumento che forse molti di voi già conoscevano, ma con le capaci guidi che ci hanno condotto attraverso un itinerario guidato, abbiamo apprezzato, conosciuto e ammirato un monumento che Milano ha trascurato, come abbiamo sentito, per tanti anni. Stava andando in rovina e per fortuna sono arrivati dei fondi che hanno consentito il recupero. Quindi credo che se continuerete ad apprezzare questa formula, anche l'anno prossimo potremo proporvi un ulteriore itinerario sulla falsa riga di quello dell'anno scorso e di quest'anno. Ecco, volevo rapidamente darvi tre messaggi, diciamo. Il 7 novembre abbiamo celebrato e premiato i seniores e i senior d'azienda, erano 65. Alla cerimonia in Foro Bonaparte ha partecipato anche il nuovo amministratore delegato, l'ingegner Nicola Monti. Quindi per noi del GES è stata l'occasione per presentargli il nostro gruppo, dirgli della nostra genesi, dell'evoluzione che abbiamo avuto negli anni, delle molteplici attività che svolgiamo e soprattutto del patrimonio ideale e dei valori della seniority aziendale di cui siamo depositari. Posso ritenere che l'ingegner Monti ci è vicino, ci ha apprezzato e quindi questo per noi rappresenta un incoraggiamento a continuare. Fra l'altro l'anno prossimo l'amministratore delegato compirà 20 anni di anzianità aziendale, quindi sarà un nostro socio e questo ci fa molto piacere e siamo ancora più vicini all'azienda. Ecco, quindi l'anno prossimo vedremo magari di invitarlo a un nostro evento, magari al pranzo prenatalizio dell'anno prossimo, vediamo. Quindi siamo contenti perché è uno dei nostri, è una persona che ha fatto la carriera all'interno di Edison e quindi ha un'anzianità aziendale apprezzabile e che questo consente di averlo e di contarlo tra i nostri. Questo, ripeto, ci rallegra, però non basta, perché il futuro del GES dipende anche da noi, dai soci, dal senso di appartenenza che devono dimostrare nell'approcciarsi al sodalizio di cui fanno parte. Perché dobbiamo pensare appunto al futuro, e il futuro del GES è legato, uno, a un allargamento della base sociale, perché l'età media sale e dobbiamo pensare anche ad allargare i nostri confini, il nostro perimetro. E dall'altro dobbiamo anche ragionare in termini di autofinanziamento, nel senso che l'azienda ci è vicina e ci sostiene economicamente, però dobbiamo noi dimostrare, visto che è un'associazione di volontariato, dimostrare all'azienda che abbiamo una qualche capacità di autofinanziamento. Per raggiungere questi due obiettivi abbiamo pensato di istituire una tessera, una nuova tessera che si chiama tessera di simpatizzanti. Dà diritto a iscriversi al GES e non all'ANVA ed è, diciamo, rivolta a tutti i familiari dei nostri soci, familiari in senso allargato, quindi coniuge, quindi
figli, sorelle, eccetera, e anche ai nostri colleghi che sono in attività di servizio e che non hanno maturato ancora i requisiti della seniority. È una tessera che costa 10 euro all'anno, quindi è una cifra sostenibile, e quindi io vi invito nel rinnovare quest'anno la tessera ALLA per il 2020 di sottoscrivere anche almeno una tessera di socio sostenitore per un vostro familiare. Tra l'altro, la tessera sostenitore darà diritto a partecipare a tutte le iniziative che il GES dal 2020 organizzerà o vi proporrà. Quindi questo è un invito che vi rivolgo. L'ultima informazione che voglio darvi si riguarda l'incontro nazionale per il 2020. Siamo in una fase di conclusione della fase organizzativa e posso però già anticiparvi che la meta che abbiamo individuato è la Puglia quest'anno, il Gargano, esattamente Pugno Chiuso, dove abbiamo individuato un bel albergo che ci consentirà di soggiornare per una settimana, dal 24 maggio al 30 maggio, quindi sarà una vacanza residenziale. Avremo agibilità della spiaggia privata, quindi ogni camera avrà un ombrellone, uno sdraio, un lettino, e quindi è un soggiorno marino a tutti gli effetti. Poi organizzeremo un paio di gite, una giornaliera, una mezza giornata, e avendo molto tempo libero, chi desidera potrà privatamente raggiungere le Tremiti, che sono molto vicini, con 50 minuti andando a Vasto, con 50 minuti di motonave si arriva alle Tremiti. Non abbiamo organizzato una gita collettiva alle Tremiti per difficoltà organizzative, per il noleggiare il battello e poi perché le Tremiti non consentono logisticamente di ospitare tutti per il pranzo, eccetera, quindi sarebbe stata una cosa molto, molto laboriosa, però chi lo desidera potrà raggiungerla, ripeto, privatamente, attraverso anche l'organizzazione dell'albergo e dell'aiuto che ci dà. Io non vorrei aggiungere altro perché il pranzo, vero, siamo ancora a metà, quindi mi preoccupa, ecco, di non ritardare ulteriormente i tempi. Vi auguro buon appetito, spero che sia di vostro gradimento questa location che abbiamo individuato. Spero che quindi l'organizzazione abbia funzionato, e a questo punto ringrazio anche la segreteria, Pasquino, Daniele, eccetera, e tutti coloro che hanno dato il loro aiuto, il loro apporto all'organizzazione della giornata di oggi. Faccio tanti auguri a tutti, alle vostre famiglie, tanta salute, tanta serenità e alla prossima volta.